mercato dell'edilizia ha subito un profondo cambiamento già a partire dal 2008, quando la bolla speculativa che si è esplosa negli Stati Uniti si è riverberata anche sul nostro territorio. E oltre a questo aspetto meramente economico c'è anche un aspetto sociale, ovvero la consapevolezza che la risorsa del terreno verde non è infinita, ma bisogna, come dire, più occuparsi di andare a recuperare il costruito che piuttosto parlare del nuovo costruito. Questo non vuol dire demonizzare le nuove costruzioni, forse un'attenzione particolare più all'aspetto sociale, vedi costruzione di scuole, ospedali, piuttosto che di impianti sportivi, ma anche, perché no, costruzione del nuovo dal punto di vista civile e industriale, ma magari con delle attenzioni particolari e soprattutto non costruire tanto per fare, ma con degli obiettivi economici e degli obiettivi anche di salvaguardia dei posti occupazionali. Il tema centrale è comunque la circolarità, perché noi bisogna andare a vedere le opportunità che ci sono nel costruito, nell'esistente, e riadattarlo alle esigenze che la città o comunque il territorio richiede. Le normative, sono uno strumento che devono aiutare, incentivare i buoni propositi. Ecco, sotto questo aspetto magari una revisione attenta di quello che abbiamo già definito, di quello che è già in essere, magari andando a verificare ciò che può essere fatto meglio, che può essere perfezionato, è opportuno per poter raggiungere veramente tutti quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Ne dico una per tutte: se noi troviamo dei sistemi per valorizzare i volumi esistenti che magari sono inutilizzati e che potrebbero essere abbattuti, magari anche ricondotti a verde, e comunque a invarianza di volume di area costruita poter essere riutilizzati magari per nuovi insediamenti o magari integrazione di insediamenti già esistenti, sarebbe un'ulteriore opportunità e quindi una normativa specifica perché questo tipo di processo possa essere incentivato. E oltre al consumo zero, bisogna anche pensare che le risorse fossili, così come il terreno, non sono infinite, e quindi noi bisogna andare a incentivare tutte quelle energie cosiddette rinnovabili, vento, sole, acqua o tutto quanto legato comunque alla circolarità, perché dobbiamo lasciare un patrimonio immobiliare, ma è anche di qualità di vita alle nuove generazioni, che senza dubbio un processo attento sulla sostenibilità è necessario. Un'edilizia più green, più attenta alla qualità della vita, ma un'edilizia non più considerata come l'ultima attività, ma un'edilizia dove gli attori che si intervengano sono attori qualificati, sono attori competenti, non sono sicuramente più i tempi di attori improvvisati. L'edilizia è un patrimonio della collettività e chi lavora nell'edilizia deve conoscere bene il proprio mestiere.